Oh, Eccolo! dai, io. Meno male che mi sei arrivato in soccorso, amico. Allora, Stavo già in difficoltà. so Capello, amico. Figa, sempre più paglia, Ciccio, guarda che roba. Sempre più secco. Se stanno a forti i capelli, però, dai. Come ha detto Mattarella, Barbieri, sono chiusi pure per me, Ciccio. Sta quarantena ti serve. Ti è Ma che mi. servita qui. Ti è servita per i capelli. Sì, mi dovevo fare la boccia subito, cavolo. Se facevo la boccia subito, non se ne accorgeva nessuno. Come, amico? Sta a posto, finito Sto adesso a devo fare posto. l'allenamento. È la verità. Te crede nessuno, Ciccio. No, no, Vabbè. invece so per certo Bravo. che stai eseguendo gli allenamenti con grande costanza. Professionista vero. Professionista vero. Qualcosina ti ho lasciato, dai. Bravo. Qualcosina. T'ho fatto. Sta sbagliando qualcosa Marco, ma. Il prof sta nettamente sbagliando qualcosa, perché secondo me coi tempi non sono tempi da ripresa graduale, secondo me, però vabbè, no, assolutamente no. Oggi, pensa te, era in difficoltà anche il soldato Marius, quindi se Marius era un po' in difficoltà vuol dire che c'è qualcosina che non va coi tempi. Ma tu sei matto. I tempi sono Come? troppo corti, io. Sì, sono cortissimi, corti, sono tempi da metà stagione, quando siamo nel pieno della condizione fisica. Ma poi mi fa male tutto a me. Anche a me, mamma mia, anche a me. Mamma mia, vabbè, dai. Come procede, amico, lì a casa? È tutto a posto, c'ho Bombolo che sfonda. Bombolo, per chi non lo sapesse, è il secondogenito di Ciccio, che è una forza della natura. Un anno, ma pesa quanto? 20 kg già. Boh. 13 kg, praticamente. Una roba Sfonda. impressionante. Forza la stai facendo con lui, infatti, Ma o sì, io infatti forza, io non io come se non sono mannato in quarantena. no? Eh sì. Quello è vero. Però dai, speriamo bene che mo se il 18 se ci danno novità e Eh sì, ci speriamo dicono che bene, dobbiamo dai. fare. Ogni settimana ci dicono che avremo novità. Adesso speriamo che questa settimana sia veramente quella decisiva, perché un po' anche questa Speriamo. cosa di non sapere ci sta un po', no? Ci sta un po' logorando, però, dai. Ma sì, ma infatti, ma se facessero sapere qualcosa, almeno per Esatto. sapere che di che morte devo morire, Esatto, bravo, bravo. O dentro o fuori, no, o amico? dentro o fuori. E Però niente, dai, poi, ma ma da dove siamo loro. andati oggi? Chi c'era oggi al campo? No, che cacca, è tutto a livello individuale, sì, che campo, sì. No, stavate lì sotto da te. Ha fatto bene. Insomma, te invece dai corso lì a casa pure, sì. Sì, io qua a casa, andavo che corro. L'unico che fa bella vita è Pinato. Pinato, mamma Pinato mia. certa virulana, ma che gli frega a te? Vabbè, Pina, ragazzi, di un'altra categoria, cioè, si può permettere non solo il tapirulana a casa, c'è cioè una palestra a casa, gioca il vero Bravo, top player. Pino. bravo. Allora, nel messaggio che mi hanno mandato, Ciccio, mi hanno detto ovviamente che dobbiamo anche rispondere alle domande, quindi vediamo un attimino, cominciamo a scorrere un po'. Io chiedo già scusa perché veramente non è il mio campo questo, quindi allora. Vabbè, intanto grandi complimenti, Lisi sei il migliore, Lisi numero Grazie. uno. Allora, grandi ragazzi. C'è Io ho visto che c'è Eros. Eros, che ha Sì. scritto Eros, fa vedere. Bei ragazzi. C'è pure la cosa, dai ragazzi. La cosa Fabbro, presente anche lui. Classifica dei flop di bruttezza da Serie B Sì, per lui. eccoci, dai, partiamo con una tua personale classifica dei tre più brutti della squadra. Dai, buttiamola subito sul ridere. Almeno facciamo fa due risate, dai. Classifica dei più brutti da squadra. Sì. La flop Vabbè, 3. La flop flop 3. 3. Secondo me. Allora, Biro. Vabbè, Samuele, poi. Poi. La cosa Attenzione. forse mi sta uscita al podio, perché la Sì, cosa però eh? se sta a dar piano, quindi può darsi che Sì. ha capito che deve cambiare qualcosa. Con questa immagine del calciatore pianista sta un po' Sì. scalando le classifiche di preferenza. È vero, sto vedendo anch'io. Poi
Vabbè, ce ne sta, Ce ne sono tanti ce ne forse, stanno un troppi figli, paio. troppi figli. No, dai, devo pensare, aspetta. Perché Samuele ti è venuto subito in mente, però, scusa. Vabbè, perché Samuele per il gruppo è il Tu flop 1, dici non è. all'unanimità. Poi chi c'è sta? Boh. Aspetta, dai, ti vengo in su. C'è Vai. Michele che scrive: Lisi, che emozione hai provato a segnare la rete decisiva? C'è un errore grammaticale, però, Michele. Occhio, A segnare la rete decisiva contro il Livorno. Ah, beh, si è sarà corretto subito, però, si è corretto subito, Michele. un'emozione, Bravo. cioè, stupenda. Cioè, peccato che non c'era gente, che lo stadio era pieno, perché Quello se sì, no cavolo. era un'emozione doppia. Poi comunque ho segnato la prima rete sotto la Nord, quindi è ancora più bello, sai. Sì, sotto la nord. Era Vabbè, vuota però, era era vuota, vuota, però era cavolo. sotto la Nord. Quello sì, Per me, fossi per, stato al tuo posto eh. avrei rosicato molto di fare un gol così importante in una partita così importante senza aver potuto gioire sotto la curva. Quello sì, avrei rosicato molto. Poi anche hai fatto Vabbè, un gol brutto, quindi esatto. però alla fine non siamo noi che abbiamo rosicato. C'ho Quello più sì. l'arbitro, dai. C'è. Manteniamoci su C'ha ragione, c'ha un ragione. binario più diplomatico, E dai. saluta, vieni. Aspetta, devo le salutare. Ciao Cami! Ciao amica Cami! Tira un bacetto. Stupenda. Camillina, la bimba più bella proprio mai vista in assoluto. Però dai, per essere il primo gol, perché il gol col Chievo l'ho segnato all'altra parte. Ah, cavolo, sì. Forse ancora più Invece, bello. Forse ancora però più questo del bello. Livorno, però è stato bello. Vabbè, poi ha l'importanza della partita, però. Sì. Allora, vediamo qualche altra domanda. C'è una per me. Alessandro, ti trovi meglio nei tre dietro o a centrocampo? Ma, no, dai, adesso Ormai è un ormai difensore Napoli. ormai state riuscendo a farmi cambiare idea anche su questo argomento. Quindi all'inizio ero un po' scettico, adesso mi trovo comunque Ormai ti piace neanche più fa molto. mezzala a te. No, 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 non scherzare, Ciccio. Mezzala, sono 2 anni che non gioco mezzala, un po' quello mi manca, quello sì. O play o dietro in difesa, però no, dai, a parte gli scherzi, mi piace giocare, punto. Poi se è Bravo. dietro, in mezzo al L'importante è giocare. campo, sì, dai. L'importante è giocare. Dietro si corre meno, sicuramente, è più tutta una questione di magari di pensiero, di letture e tutto, quindi diciamo che quando finisco le partite da difensore e quando finisco le partite da centrocampista c'è una differenza di fatica notevole, quindi. Però no, sta incominciando a piacermi anche giocare dietro, assolutamente. Poi c'è Gabbia che scrive: Non è Lisi, è Ninetto Davoli, non ci cascate, gente. Un abbraccio ragazzi e speriamo di rivederci presto. Ninetto Davoli, perché Ninetto Davoli, è era quello stata che di dice il mister. Masucci, eh? È No, il era mister, stato è il Gaetano mister, Masucci è il prima. mister, No, forse il mister è aveva il trovato mister, è il questa mister. similitudine tra te e Ninetto Davoli. Sì. Ammettiamolo, nessuno sapeva chi fosse Ninetto Davoli, siamo tutti andati a cercarlo e in effetti c'è una certa C'è somiglianza. Ivan, c'è pure Ivan, Maci, il mitico Maci. Chi? Macimbu Ivan. Ah, Majin Buu c'è, Ciccio, grande non fare il passo più lungo. Ivan. Ah, ieri gli ho fatto vedere, non aveva ancora visto il video di quando eri andato in trasmissione. Sono 20 secondi di altissima televisione, purtroppo non posso condividere il video qua nella diretta, ma magari troveremo il modo di riproporlo perché è veramente 20 secondi di strepitosi. A È Ivan è quella piaciuto molto. l'unica cosa che mi devi insegnare bene, Ale, un Sì. po' quando sto là. No, Ciccio, non l'unica, fidati, non l'unica. Ti ricordo che tutti dicono che sei tu che stai aprendo da me. Ah, sì, allora, diciamolo, dai, io e Ciccio siamo molto Te amici sei anche fuori inquattito, dal te. CA. Sì, Te sei allora, inquattito diciamo un po'. che, esatto, in questa contrapposizione di personalità, no? Lui, diciamo, profilo romano, un po' boato, io magari un po' più preciso e tutto quanto.
comunque la squadra ha decretato che sono io che sto venendo più verso di te, diciamo, sto un po' acquisendo qualche aspetto coatto e io purtroppo di aspetti precisi così te ne sto insegnando pochi, quindi questo no, un po' una sconfitta, amico, però vabbè, dai. Ma che stai di perfetto. Allora, vediamo altre domande. Cioè, poi oh, guarda un po' anche te, non far fare tutto a me. Allora, Gianluca, se riprendi da lì se stai messo male. Gianluca, amico mio. Che ha detto? No, non ho capito. Gianluca, un amico mio, se riprendi da lì se stai messo male. Sì. Messo da paura, Ale. No, Ma messo no, male. no, ma scherzo. Anch'io ho tanto da imparare da te, amico, lo sai, Vittoni pure. assolutamente. Poi Giuseppe Vittoni. c'è Nello Giorgio che dice: Lisi, che ricordi hai della partita della Cremonese? Quale? Penso il ritorno, dai, che è stata quella un po' forse più emozionante. Più... Allora, secondo me, la miglior partita che hai fatto quest'anno è stata l'andata con la Cremonese, dove veramente li hai sderenati su quel fascione. Per me, in 2 anni che ti conosco, forse è la partita che dove mi ha impressionato di più. Però penso che la domanda si riferisse alla partita del ritorno, Vabbè, dove quella veramente ritorno è stata. Siamo è partiti stata. che siamo andati sotto, poi l'abbiamo ripresa alla grande, Sì, dai. forse è stata la partita, è vero, più emozionante da Invece qua vedere. ti hanno fatto, Ale, se ti trovassi contro Ciccio Lisi, come lo fermeresti? No, Non mi prenderesti mai. in campo aperto non lo potrei mai fermare proprio per Però caratteristiche tatticamente fisiche. a me lo mangi. Però magari mi stacco 5-6 metri, sì, cioè con un po' di esperienza, ma in campo Però... aperto è dura, è dura. Poi Giacomo chiede: quanto basket hai guardato in quarantena? Poco, perché purtroppo hanno sospeso anche l'NBA, che è stata forse la notizia più brutta per me in questo lockdown. Dimmi. Poi, allora, grande Lisi, sicuramente l'anno prossimo ti vedremo in Serie A. Noi speriamo. Speriamo, amico mio, assolutamente. Speriamo per Pisa, danno in Serie A. Assolutamente. Oggi è il compleanno di Fischer, cosa ne pensate? Vabbè, intanto tanti auguri Amuleto. anche a Tom, Amuleto Fischer, Tanti auguri, auguri. tanti auguri. L'anno scorso è Salvo Ciampi, stato. te saluto. Lì si saluta Salvo Ciampi. Ma c'è pure Allora, Di Quinzi, oh, meno meno. dov'è di qui? Boh, non mi era comparso, ma non so se c'è. Vabbè, comunque salutiamo Salvo Ciampi, visto che ce lo chiedono a tutte e due. Beh, Bindi, Luca, sempre come si ferma Ciccio Lisi, l'abbiamo già detto. Coro preferito, Oh, amico. Antonio Paolo 79 ha scritto: basta che non ti fai dare il numero dal parrucchiere di Ciccio, altrimenti la vedo male. Meglio i capelli mia che quelli di Revitis, ma non vedi che capelli. Vabbè, ragazzi, ma è dura, qua 2 mesi senza un ritocchino, Già non è che ce ne siano tantissimi. Poi, allora, Lisi resta come gli strappi la gli strappo la maglia, forse sì. Se lo prendo, forse aggrapparmi alla maglia è una soluzione. Fabrini Sasu dice: per fermare Pendolini Lisi gli va sparato. Sono d'accordo. Invece ci chiede Matteo: la partita più bella all'arena, secondo te, Ciccio? Quella con Livorno. Con Livorno, beh, sì, dai, ci sta. Assolutamente. Vabbè, ma poi Sì. quest'anno, dai, all'arena ce ne sono state belle, pure quelle con la Spezia, comunque abbiamo Spezia, vinto a lui. bella. Poi... Sì, no, quest'anno l'arena bella, dai, assoluta. Soprattutto Bella. forse all'inizio, con Cremonese è stata stupenda. Bella, sì, anche. No, poi anche... Cioè, da vedere, secondo me un po' tutte sono state belle, anche magari Bravo. poi se il risultato non è stato favorevole, perché mi viene in mente anche quella con l'Empoli, che vederla da spettatore esterno è stata una bellissima partita, poi lasciamo perdere la beffa alla Mamma mia. fine, però sì, forse le 2 partite con l'Empoli sono state quelle che sono rimaste un po' più sul groppone, visto come sono arrivate le sconfitte quest'anno. No. Che emozione avete provato a Trieste? Te Vabbè, dal te... campo. No, Io dopo. te secondo me, io non so Ma come hai io fatto a malissimo, sopravvivere, amico. non ho mai Infatti, sudato così tanto. in un fantomatico schema di domande che volevo farti, che in 5 minuti me le sono preparate, ti volevo chiedere questa cosa qua, magari di condividere com'è stata la sofferenza a vedere la finale di ritorno di Trieste in tribuna, amico. Io veramente non.
non ti ho invidiato in quella giornata lì. Ma poi lo sai, se l'attenzione, la cosa, se l'attenzione nel della, campo... La cosa brutta pure di Trieste è che io, appena siamo arrivati col pullman, io sono dovuto andare subito su in tribuna, perché io non sono entrato neanche dentro gli spogliatoi subito. Quindi, cioè, parlavo con i muri io... Cioè, è vero, infatti ti ho detto, se l'attenzione da parte nostra, che magari comunque abbiamo giocato la partita, era alta, io penso che se fossi stato al tuo posto in tribuna non so se sarei riuscito comunque a vedere la partita con tranquillità. Che poi, vabbè, non è comunque di importanza, quella di Trieste è unica, però pure te sei stato fuori con Livorno a Livorno, cioè pure te mi ricordo che quella che è andata male, che pure là ci ha detto male, sei stato male. Ma quell'anno prima parli, però. No, quest'anno te in casa di loro non hai giocato. Ah, sì, cavolo, è vero. Sì. No, lo so, è vero, però per quanto secondo me possa essere sentita come partita, beh, certo, non Trieste si può minimamente paragonare alle emozioni che magari abbiamo provato a Trieste, secondo me, Ciccio. Infatti, ecco, ti voglio chiedere cosa hai pensato quando ho fatto il rigore, amico. Mai un po' infamato. No, ma ero sicuro che, innanzitutto, ti ho detto, sull'1-0 ho detto qua, cioè, ma io eravamo troppo carichi, io ero sicuro che vincevamo, Ale. Sì, stavamo no, in camera, pure in camera, che poi stiamo stanza insieme di tiro, esatto. ma dai, No, c'era che c'era troppo. grande consapevolezza, quello sì, assolutamente, però non lo so, magari anche sull'1-1, che un po' l'inerzia della partita era cambiata, magari loro erano anche con la spinta del pubblico, hanno avuto quei 20 minuti di folate che insomma abbiamo un po' retto, quindi Bravo. secondo me dalla tribuna sei morto, Teo, mamma mia. Ghittoni ha scritto: Ale, l'unico giocatore che non riusciresti mai a fermare è tuo papà. Ermetico Totò, Totò. attaccava solo il primo palo. Sì, guarda, ho avuto un siparietto 10-15 giorni fa con mio padre, perché diciamo in questo periodo di quarantena, che le cose da fare comunque son poche, allora ho passato una serata a cercare di rivedermi tutti i suoi gol, no? E niente, allora per sfotterlo un po', dopo che ho fatto questa carrellata dei suoi gol, gli ho detto che se avessi giocato contro di lui, secondo me veramente non gli avrei mai fatto fare gol, perché faceva sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa. Il problema è che gli avversari, pur sapendo cosa faceva, Lo cioè, sai fregava com'è? sempre sul tempo. Sì. Certo, Sì. quando è così. Pure Però, del vecchio caro, ma faceva sempre cambio pure del vecchio, esatto. sempre stronzate. Esatto. Faceva sempre qua la finta, però. Porca miseria, sì. Diciamo che sì, è vero, l'ho sfottuto così, che secondo me ne avrebbe fatti pochi di gol contro di me, però magari anzi, sicuramente mi sbaglio. Ale, quello che svenì a Trieste al 93esimo, quanto si mulò? Sì, allora, diciamo che, tornando su Sì, quelle... ma Sì, lei ha no, due no, no, sbagli. no, 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 no. Ho sempre detto che al 93esimo, diciamo, se mi chiedessero cos'è la paura per te nella vita, dico il minuto 93 di Trieste, perché dopo aver già fatto il rigore, se avessi procurato il secondo, penso sarei tornato direttamente a Piacenza a piedi, senza tornare a Pisa e tutto quanto. Quindi. Però no, non era rigore, assolutamente. Quindi sfatiamo subito questo mito. La partita più bella dello scorso anno, esclusi playoff, ci chiede Lia. Vabbè, è stata secondo me pure quella contro la Cararese, In casa, in sì, esatto, casa. bella. A me vengono in mente, nonostante non abbiamo vinto, le prime due dopo la sosta invernale con Siena e Piacenza, dove secondo me abbiamo giocato delle partite Beh. molto molto positive, non riuscendo però poi a vincere. Allora, vediamo. Gabriele dice: Ciccio, si sente che sei poco romano. Eh sì, è vero. No, poco. Si vede che ha lavorato sulla dizione, Ciccio, per eliminare i difetti di accento romano. E altre domande? Intanto ci è collegato anche Andrea Patti, che chiede un saluto. Ciao Patti. Cos'hai da dire ad Andrea, Ciccio? Magazziniere numero uno. Bravo. Sì. Ci chiedono il coro preferito, amico. Il coro preferito. Ma ce ne stanno dei belli, eh. Sì.
Sì, io non sono un grande esperto di cori perché comunque durante la partita, cioè, mi estraneo un po' e non riesco a Quello da sentire. inizio partita è bello, quello che cantano sempre, proprio, prima proprio 3 secondi appena fischia l'arbitro, cantano sempre in coro. Ah, Mo non mi viene in sì. mente, quello è bello. È vero, è vero. Ci chiedono, Gori, secondo voi il portiere più forte della Serie B? Io dico Sì. di sì. Sì. Stefano, veramente molto, Marius. molto, molto forte. Marius, Ciccio, Ciccio, senza di me sei morto. Marius, te grande. sto a far vivere un sogno, Marius. Io ti mando in Serie A, Marius, tu non hai capito. Cioè, io ti sto a far vivere un sogno, Marius. Cioè, ti mando in Serie A grazie a me, se vai in Serie A. Niente, Ciccio, Poi chi te ci sta? altri qualche aneddoto da raccontare su questi 2 anni che sei qua a Ma io non ce l'ho, Pisa? oh. Come ce Me lo chiamo tutto l'hai? bianco. No, Giocatori a cui vi devi. ispirate? Giocatori a cui ti ispiri, Ceci? Cafù, Pendolino Cafù, no? Cafu, bravo. Pendolino. Pendolino, no? Te? Io. Te? Ma da piccolo il mio idolo era Lampard del Chelsea, però poi ho fatto un'evoluzione un po' diversa, mi Aldair, sa. te sei Aldair. Pluto! Te sei Pluto, porco B. Vabbè, te prendi solo giocatori della Magica, Ciccio. Di te che squadra sei, Ale? Ma io sono interista. Bravo. Questa malattia che ho purtroppo non va via. I colori son sempre belli, quindi si assomigliano, sì, no, sono uguali a quelli del Pisa, quindi per me questa roba è un punto in più per il Pisa, assolutamente. Ciccio, che mangi per correre così? Tutto, Tutto. infatti. Via. Cioè, non è questione di alimentazione Non è... corretta, confermo, perché è tutto, proprio anzi. questione di È che il natura. Signore mi ha dato sta dote. Esatto. Non è la corsa che ti manca, diciamo, Ciccio. Poi, aspetta che ne ho letto una. Qua mi dicono, ti pare, Franz, sei come Candelà, mi Magari. dicono. Pure Candelà è un bel giocatore, Sì. Il eh. Il mister che mister vi è quello disse. te. Vai, vai. E io che ne so, non c'ero. È vero, cavolo. No, no, diciamo che ci diede grande tranquillità. Ripeto, c'era grande consapevolezza. Comunque, era da gennaio che non perdevamo una partita. Quindi, secondo me, non si fa una serie di risultati così per caso. Quindi, alla fine, siamo arrivati alla partita, l'ultima della stagione, con la consapevolezza a mille, con tantissime certezze, e secondo me in una partita del genere c'è solo da trasmettere tranquillità, perché già la tensione è altissima, quindi se si cerca di caricare ancora di più l'atmosfera, secondo me si rischia di avere un effetto controproducente. Quindi mi ricordo che il mister ci diede grande, grande serenità, grande tranquillità, e secondo me ci ha anche aiutato questa cosa. Infatti siamo partiti subito bene, non siamo stati contratti, siamo partiti subito con grande personalità, secondo me. Edo chiede se possiamo salutare nonno Salvo, lo salutiamo. Ciao Ciao nonno nonno Salvo. Salvo. E ci chiedono di salutare anche Adriana e Tiziano. Salutiamo anche Ciao Adriana e Adriana e Tiziano. Tiziano. Poi. Gabriele ci chiede, Ciccio, chi rovescia meglio, tra te o Mosca? Mosca. Vabbè, Mosca è una Mosca. cosa. Mosca, non ho mai visto rovesciare uno come Cioè, Mosca. tu pensa se dovessi rovesciare così io a 40 anni, amico. No, Ale, a te c'è bisogno di un'ora prima, quando fanno l'allenamento c'è bisogno di un'ora prima di riscaldamento. Mamma mia, Tu sei un veramente, 92 su ragazzi. un fisico di... Dai, 90... 82. bravo. Sì. È vero, Poi? è vero. Allora, Aspetta. sempre tante domande su Trieste. Ci chiedono, dal campo sentivate più noi nonostante eravamo in trasferta? Vabbè, sì. Adesso non so l'impressione che hai avuto te da fuori, sì, però veramente avere Vabbè, tutta la era un bel muro. curva, Era un bel no, muro quello vabbè, nostro. impressionante, impressionante. Ricordo l'emozione grandissima, è stata entrare nel riscaldamento e veramente sentì il boato. Quanti erano? 4.000, 5.000 pisani che erano venuti. Quindi quello è stato veramente forse una delle cose più belle dell'anno scorso, assolutamente. Allora, Cosa ne pensate di una futura ripartenza di questo campionato? E poi a me, quando hai calciato quella palla, a cosa hai pensato? Allora, parto prima io. Vai. Quando ho calciato la palla quella con Livorno, appena è partita,
sentito che era buona, eh? Era buona, ho fatto un partita bel tiro. bene. Ho fatto un buon tiro. Sì. E poi comunque è stato, come ho detto prima, un'emozione indescrivibile. Sulla ripresa del campionato, cioè, da una parte io non vedo l'ora di riniziare, dico la verità. Sì, no, esatto, dai, diciamo che È dai, una situazione molto, non è una situazione vabbè, facile. situazione nuova per tutti, diciamo che da parte nostra ovviamente c'è grande volontà secondo me di ripartire, il problema è che questo va anche adattato alla situazione che c'è, nel senso se ci sono le condizioni di ripartire in sicurezza, senza ovviamente andare a fare dei danni, sicuramente è la soluzione che noi preferiamo, però... Siccome stanno parlando tantissimi, secondo me, sull'argomento in questo momento, non dobbiamo decidere noi, cioè, deve decidere chi ha le competenze per decidere, quindi dobbiamo solamente attenerci a quello che verrà deciso, a mio avviso. Quindi, non Certo. dec Poi qua scrive, sì, Skriniar, De Vitis, De Vrij, sì, nei sogni. E dai, ma quale nei sogni? Allora, Nello Giorgi dice io, sempre riferito a Trieste, mi ricordo Gori che si caca addosso nel riscaldamento. sì, ci può stare, ci può stare. Cosa ne pensate di Giaccherini? Vabbè, un giocatore che potremmo essere noi a commentarlo. Forse il top, forse nel campionato di Serie B che c'è quest'anno. Poi ci chiedono, Ciccio, grandi ricordi a Piacenza. Grande Expo. A Piacenza ti dico Ciccio, Ale. ricordiamo che ha fatto il Ti settore. posso. Aspetta, ricordiamo, diciamo che se possiamo dire che se sei diventato calciatore, forse Pure un po' meglio di anche tuo padre. È vero, perché l'ha preso lui. Dai all'epoca giovanissimi. faceva il responsabile del Stabile settore del settore giovanile giovanile. del Piacenza e, diciamo, comprò questo ragazzetto di San Lorenzo, di Borgo San Lorenzo. Comunque posso dire una cosa, il gruppo che avevamo a Piacenza, l'anno DC1, lo metto quasi a paragone col gruppo che avevamo noi, Come gruppo te Ah, parlo. sì, allora, pare che conosco anch'io Dopo quei ragazzi. Piacenza non avevo più trovato un gruppo così Mamma mia. coeso come noi. Eravate quella gang di 5-6 romani, tutti quei capelli agli Oasis, mi ricordo che No, ma poi facevate. c'avevamo 3-4 proprio, cioè c'era Ah, Est, Curcio, poi esatto, la gang romana, esatto. Volpe, Marchi, no, c'erano Pani. Piacenza, i licei di Piacenza sono ancora sconvolti dalla vostra presenza in quegli anni. C'è ancora, beh, ricordiamo che il tuo esame di maturità a Piacenza è ancora nella leggenda del Intanto, San insomma, Benedetto. intanto mi hai bocciato con 65 più Delucci. Bravo, bravo, esatto, quindi Devo dire. tutti a casa. Poi, aspetta, c'era... Ah, ecco, questa te la volevo fare, amico, questa domanda. Vai. Ragazzi, dobbiamo risolvere i troppi gol a tempo scaduto. E c'è anche un motivo per cui ti faccio questa domanda, perché... Penso che l'unica discussione che abbiamo avuto io e te in 3 anni è Caglio e stata... sabbia. Caglio e Ah sabbia. sì, è vero, Vabbè, però però poi lascio, chiarito subito, chiarito però non era subito. la punizione quella là, perché poi dopo che ci siamo parlati era, Sì, perché io no, dopo però diciamo a 10 minuti dapi, è la prima volta in, cos'è, ormai 2 anni e mezzo che giochiamo, che ci siamo beccati, forse in maniera anche troppo sì, in plateale campo, che in poi io non campo, so uno che però... in campo ha visto, Sì, però poi no, dopo la settimana che poi ci eravamo parlati ho capito il ci siamo motivo, uniti ancora di più, sì, ma però assolutamente. che era il Meglio motivo. dirsene le cose. Bravo, che il motivo non era tanto per la punizione, è che io volevo continuare a attaccare. Sì, no, esatto, Era incredibile. Dopo, che io non allora, perché riuscivo a dovete capire. sapere che quella partita avevo giocato in difesa, io mi ricordo. Giocare in difesa con Ciccio, praticamente... Metà del tempo lo passi a richiamarlo a tornare perché lui sembra che il campo sia in discesa e in salita. Quando deve attaccare, il campo è in discesa, che lui fa proprio correre, non c'ha problemi. È in salita quando deve rientrare, no? Allora mi ricordo quegli ultimi 10 minuti che eravamo riusciti a sbloccare il risultato e io e Simone, mi sa, sì, Simone aveva giocato con me di fianco a me. Abbiamo fatto un quarto d'ora di Ma Ciccio io mi non andava, sentivo Ciccio non bene, perché io andava, mi sì. sentivo bene. Oh, Pazzesco. adesso Lucci Andrea ha scritto: non ti si può sentire, Francesco. 65 Andrea, te 63. Te hai studiato? Io non ho mai studiato.
È incredibile. Mi si è fatta i capelli. Conte? No, ma ha tagliato mia moglie i capelli. A me. Ma ha tagliato i Clio. Sì, comunque concordo con Andrea che non ti si può sentire, no, hai preso più di lui. Andrea è un ragazzo a modo, colto, intelligente. Allora, Ale, fatti i capelli, lo so. Se devo stavi capire, qua ti facevo fare da Clio. Devo, stavi qua, ti faccio fare da Clio. Devo capire come. No, infatti. Devo capire come adesso. Devo risolvere una spuntata di vita, Vale. Mamma mia, una spuntata, ci vuoi proprio un miracolo. Qua te si gonfiano. Qua, lo so. Che devo fare? È un problema irrisolvibile. Che emozione avete provato quando Di Quinzio fece gol al 95esimo contro il Pro Piacenza? Ah, vabbè, qua andiamo indietro di due anni. Sì, eri appena arrivato, te, se non sbaglio, sì. Sì, a gennaio è arrivato. Vabbè, però quella è stata... C'era Gori in porta qua, la partita. C'era Gori, esatto. Io mi ricordo la corsa di Petrone. Bravo, bravo. Alla Carletto Mazzone. Capelli di Ciccio sono perfetti. Sì. Te Ale, hai preso 100 alla maturità? No. Ho preso un 78, mi ricordo, 77, 78, sì. Classico che impastavi i compiti, te, no? Se te chiamavano e te facevi il sentiero. No, invece vedi che non mi conosci bene. Quando sapevo, io passavo a tutti, pure al rischio di farmi beccare. Più simpatici della squadra. Gaetano penso all'unanimità. Io adesso non voglio immaginare se dovessero riprendere gli allenamenti, tutti gli arretrati di aneddoti, battute che ha da fare Gaetano... al centro sportivo. Quindi secondo me Gaetano, ma comunque è una squadra di simpatici che di belli, secondo me. Sì. Bravo, più di simpatici, c'è Gaetano, c'è Pina, molto simpatico, Eros, Simone è proprio stupido, cioè, Meroni, esatto, Meroni. Madonna che dimenticanza, ragazzi, Meroni siamo ai livelli di Tano, dai, io metterei Mero e Tano, una spanna sopra tutti, e poi gli altri comunque di poco staccati, dai, assolutamente. Sì. Se andiamo in Serie A pretendo tutta la squadra Ibiza, quello sì, ci sta, in teoria dovevamo farlo anche l'anno scorso, ma da tutta la squadra poi siamo andati in 8, dai. Motivo del numero di maglia? Sì. Ah, io, vabbè, 30. Io sì, il 30, vabbè, per il mio idolo sportivo che vabbè, è sempre riferito all'NBA, Curry, che c'è il numero 30, quindi è ormai c'avevo già la tina il primo anno, quindi ormai è già il quarto anno che ho il numero 30, mi trovo bene, mi piace e vorrei tenerlo il più possibile, diciamo. Te, amico? Io il 23 per fatto di Clio, mi sono messo insieme con Clio il 23 dicembre, mi sono sposato il 23, c'ho il 23 dappertutto, c'ho tatuato. Quindi 23 per quello, per Clio. E non è per Jordan o LeBron, no? No, ma io da NBA so la base. Sei te che mi hai fatto un po' inserire sulle... Sì, dai, qualche base te l'ho data, ma... È come la serie, Mamma mia, a parte che quando entri la mattina, che io magari non so ancora i risultati NBA, mi spoileri tutto, poi altre conoscenze non ne hai sugli NBA. È come il trono di spade. Sì. Riccardino. E dopo infortunio ti dice solamente... allora, Pisa Crotone 1-1, gol De Vitis, dopo infortunio tutti i social ci danno sfavoriti. Marcare Simi come sta? Sì, è difficile perché penso sia uno degli attaccanti più tosti da affrontare del campionato, c'è una struttura fisica imponente, poi anche bravo tecnicamente, quindi è sicuramente uno dei più fastidiosi da dover fronteggiare. Poi qua Poi dicono, se... Ale, che squadra di NBA apprezzi? Vabbè. Vabbè, lui è Se come, c'ho il, allora, se c'ho come il la 30, Juve. se c'ho il 30 vuol dire che apprezzo Golden State. Quelli Quindi, più dai. forti, dai, Ma non è ragazzi, la vero, Juve, perché 10 anni fa erano la barzelletta dell'NBA, sì. quindi...
Adesso sono forti, ma prima era una barzelletta. Allora, se congelano la classifica, Livorno sono avvantaggiati essendo a meno 18. Ah, non infieriamo. Aleda, Masi ha dov'è? scritto, Aleda, che parrucchiere vai? Il Grande, medico lui è Masico, magico. uomo spogliatoio top, Masi. Mamma mia, ragazzi. Allora, Una delle persone più simpatiche di salutiamo. tutti. Esatto, sì. Sarebbe rientrato alla grande nella classifica che abbiamo fatto prima dei più simpatici. Grande Albertone, un abbraccio. Grande Albe. Sì. Ciccio, lo vedo bene nella serie dei Peaky Blinders. Che È bella vero, cavolo. serie, che Sì, bella sì, sì. Io serie. non l'ho vista, Ciccio. Ho visto la prima No, puntata, pensa te. pensate. Vabbè, ma te mi hai fatto vedere il Trono delle Spade, ma è uguale. Beh, soprattutto l'hai visto bene, dai. Vabbè, oh, mica ho visto male. Ci ho passato dalla terza serie alla settima, infatti. Passato, esatto. Raccontiamo questo, dai, perché questa secondo me merita. Eravamo al ritiro estivo a Storo quest'anno. Sì. E niente, ci metto comunque una vita. Era già un anno che dicevo, amico, guardati il Trono di Spade, comunque è bella serie, tutto quanto. Niente, riesco a convincerlo dopo un anno. A Storo parte su Sky Go a vedersi il Trono di Spade. Vedo le prime 2 o 3 sere comunque preso e tutto quanto, era sempre lì sull'iPad. Dopo 2 o 3 giorni vedo che era l'ultima puntata dell'ultima stagione, no? Al che lo guardo e dico, Aciva, com'è che sei già all'ultima puntata dell'ultima stagione? Ah beh, dai, ma le stagioni intermedie che servono? Io già che ho visto la prima e la seconda, mo voglio andare all'ultima puntata, non serve a niente. Ti chiedeva a te così. Sì, mi chiedevi praticamente il riassunto di 5 stagioni di fartelo in mezz'ora. Pazzesco. Sì, sono rimasto un po' stranito da questa Io ho cosa. bisogno delle mie tre cose principali per vedere una serie. Se ci stanno quelle, le vedo tutte. Esatto, E se no. quindi violenza, droga e scene osè, È esatto. altro. Se una serie risponde a questi 3 requisiti, è la tua. Non chiedi altro, Ciccio, Bravo. no? È le serie Esatto. perfette. Ale, quando Adesso Golden smetti di State è cacciare. come il Livorno, no? Madonna che mi hanno detto, mamma mia. Sono ultimi? Sì, quest'anno sì, sono ultimi, però vabbè, ma non è come qua, lì in anno può essere ultimo perché c'hanno tutti infortunati quest'anno, quindi l'anno prossimo sono finito, ti rivincono ancora. Quando smetti da Allora. calciatore puoi fare il conduttore. No, come, cioè, anzi, mi definisco un antisocial, a me non piace comunque queste cose qua un po' social. Poi forse sì, è vero, magari quando mi ci metto mi hanno detto che. Ale, hanno scritto Stefano e Mosca hanno detto che sei quello che dorme di più. In stanza però, non in campo. Ale, Stefano e Mosca hanno detto che sei quello che dorme di più. Sì, no, vabbè. No, in pullman forse si riferiscono, sì. No. In pullman durante le trasferte neanche arrivo al casello di Pisa che già sto dormendo e mi risveglio ovunque arriviamo, che sia la trasferta a Empoli o che sia a Castellammare, me la faccio tutta dormendo. Quella sì, spero si riferissero a quello e non al dormire proprio, qua, perché sarebbe un po' più. Te sveglio io. Non preoccupare. Mamma mia, mi manca vedere quelle tavolate al campo di Storo con tutti i giocatori che brindano con la birra in mano. Mi ricordo che Moscardelli ha preso per mano tutta la squadra incominciando a cantare. Vero, Vabbè, quella da vero. finire di tiro, però dai, quando facciamo Sì, comunque no, la no, sembra, non è che esatto, sì. sembriachiamo tutte le No, sere. no, 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 se no. A fine del ritiro facciamo venire i brasiliani che mangiamo la carne. Sì, una grigliatina. Un giorno il mister e staff ce lo concedono, dai, dopo le fatiche del Bro. ritiro estivo, mi sembra il minimo. A proprio. Allora, c'è un luogo in particolare di Pisa, a parte Piazza dei Miracoli, che vi garba, ci chiedono? Vai te, amico, intanto. È Vabbè, anzi, guarda, meglio. no, io ti dico, a me piace molto stare qua a Tirrenia, perché comunque. Ciao, Gami! No, io ormai sono 3 anni che sono qua a Tirrenia, c'è una grande tranquillità, si sta bene. Poi a me basta svegliarmi la mattina che vedo il mare, a me già questo basta, quindi diciamo che la parte del litorale mi piace molto. Poi in questo periodo, di solito, gli altri Vabbè. anni è la parte migliore, però purtroppo.
con questo lockdown ce la stiamo godendo poco, però dai, speriamo che passi. Beh, da fine marzo, da fine marzo li do stanno. Ci sta bene, dai. Sì, diciamo, soffriamo un po' da novembre a marzo, perché comunque d'inverno non c'è molto, poi magari con le giornate brutte un po' non c'è tantissima gente, quindi non è molto popolata, però. Però io... se il mister è ingrassato in quarantena hanno non lo so sicuramente. Magari qualche arrosticino di rapporto troppo. Con mister D'Angelo vai prima te, amico. Un buon rapporto, dai. Io comunque c'ho un buon rapporto con mister. Sì no, anch'io assolutamente. Posso, ma penso solo che tutta la squadra sì. Poi a me mi ha anche cambiato di ruolo, quindi ha visto magari in me qualcosa che nemmeno io pensavo, quindi... Vabbè, io faccio il terzino, modo mio. No, il mister ti ha salvato, perché se continuavi a parlare non facevi il salto, io l'ho sempre detto, tu sei un terzino, se entri nell'ottica che sei un terzino, fai ancora un altro salto in avanti, bravo. Che a te non ti piace, cioè non sei pigro quando vuoi fare il terzino. Io faccio un terzino a modo mio. Ma perché sai perché devi pensare quando fai il terzino. È perfetto. Non ti piace pensare a te, tu sei istinto, sei corsa, sei dribbling. Se io faccio il terzino a modo mio, è perfetto. Sì, ma aspetta, modo tuo cosa significa? Ma devi poi devi lasciare il povero Benedetti e il povero Antonio, magari. Ma Benedetti, ma che stai... Perfetto, Perfetto. T'ho detto, te c'hai la fascia in salita e in discesa, a seconda che si attacchi o si difenda. Il top è Vocina. Top è Vocina, altre domande, vediamo. Lisi è il terzino più completo della Serie B. Sì, confermo. È bella, Pendolisi mi piace come soprannome. Pendolisi mi piace. Sì, no, ti ripeto, se entra nell'ottica di fare il terzino in pianta stabile, io l'ho sempre detto. Friends, chi ti soffre di più nelle partitelle? Chiede Domenico. No, secondo me c'è da ribaltare la domanda. Chi soffre più te nelle partitelle? Perché io in allenamento sono... Perché c'è meno spazio, c'è meno spazio. In allenamento il campo è piccolo, bisogno di praterie. È come quando giocavamo a calcetto. A calcetto mi chiamavano nessuno quando ero ragazzino. Troppo il campo è piccolo, è brutto. Per me calcetto ci sei. Potresti essere tra l'inguardabile e l'indecente. Bravo, imbarazzante. A calcetto tiro dappertutto. L'unica cosa che posso fare è tirare. Sì. Già a carciotto mi diverto di più. Già sei fastidioso. Più grosso. Invece a carciotto sei fastidioso, assolutamente. Quello sì. Su Pendolisi voglio il copyright. Sì, ci sta. Davide ci chiede se è vero che dalle trasferte torni in corsa. No, va bene, questo è matto. Perché è morto. Torno poi con turno. Amico, giustamente. E niente, quanto avevamo? Un'oretta più o meno di diretta, sì, dai, abbiamo ancora un 10 minuti, un quarto d'ora. Perfetto. Cappe ci chiede come pensate di iniziare la stagione. È una bella domanda, nel senso che poi starà il prof vedere un attimino come impostare. Per me è partito male il prof, però è stato dato da fare a casa adesso perché mi sembrano esagerati, no, però con tempi ambiziosi, ecco. Mamma mia, che spettacolo il camion. Come fai a salutare il mio amico Bobo? Va a chiamare Leonardo. Marius va diritto. Dai, va a chiamare. Sì, allora, confermo che il soldato Marius. Va a chiamare Leonardo. Chi? Dicono se Marius va diritto anche in allenamento. Purtroppo sì. Cammino, va a chiamare Leonardo, curi, vai a chiamare, portalo qua, dai. Purtroppo sì, mi ricordo se era lui, ma penso di sì. Una delle prime partitelle in ritiro l'anno scorso, una gamba tesa in faccia quest'anno appena è tornato da agosto. Un'operazione proprio senza anestesia è stata, cioè. Sì. Ma che pubblico abbiamo a Pisa? Mai visto un tipo così con queste coreografie? Vabbè, il tifo pisano è bene, tanta roba, tanta roba, dico la verità.
Cioè, è bello proprio giocare all'arena, secondo me, ma pure per gli avversari quando vengono è bello. Sì, cioè, sì, è vero. Io mi ricordo anche quando venivo da avversari a Pisa, era comunque c'era quell'atmosfera lì bella, dai, la partita. Bravo, era, bravo, la partita bravo, era, capito? Quindi bravo. È la cosa secondo me più bella, dai, per un professionista, ragazzi, giocare davanti a 8-10.000 persone è bello. Comunque gratificante, piuttosto che magari giocare davanti a 8-10.000 persone. Tiè, Ale, aspetta, vieni. Ce la fai a prenderlo? Mamma mia, ragazzi. Oh, è cresciuto il capello. Ciao, il capello è cresciuto. Mamma mia, ragazzi. Ma... mio, è si è ingrossato, sì. Sì, ma però se lo vedi quando lo spogliamo per fargli la doccia, non è... cioè è robusto, è un cinghialotto. No, non è che è robusto, è duro. È un toro, è un toro. Duro. Ma dimmi una cosa... ma aspetta che hanno scritto ragazzi, come avete fatto a diventare calciatori professionisti? Come si fa? Si fa con... se devono intrecciare un po' di cose, dai, sì, un po' di sì, fortuna vuole... un sì, po' di... beh, oddio, secondo me ridurlo tutta la fortuna no, però un po' ci vuole, comunque sacrifici vanno fatti. Io tipo sono andato via di casa a 14 anni, te sei andato via di casa anche più o meno 15-16 anni, giusto? E io a 14 anni sono andato via da casa, anche te. Io sono andato da Piacenza a Firenze, comunque non è stato facile a quell'età lì spostarsi, andare via dagli amici, dalla famiglia soprattutto, quindi oltre secondo me a diciamo una dose di talento che un nato, che uno ha, ci vuole comunque anche grande voglia di arrivare, grande predisposizione al sacrificio, se no, se non hai una di queste cose, certo, fai tanti sacrifici, sì, perché quando vai via da casa, me, soprattutto tu a Firenze facevi avanti e indietro, Ale? No, ero lì all'inizio in convitto, poi con mio padre, noi stavamo al collegio lì a Piacenza. Mitico, mamma. Te lo ricordi te quel Renzo, no? Il mitico tutor. Ballarinera, Cavazzi ci controllava. Ah, Cavazzi, non c'era il grande Cavazzi. Ballarini. No, Balzaretti era quello che ci faceva studiare. Quello che ti faceva studiare. Mi chiamava sempre, finita allenamenti, oh, dobbiamo studiare. Appena finivano allenamenti mi chiamava, di qua ti faccio studiare, dopo allenamenti. Noi sono stanco. il collegio Morigi, bravo, ha scritto il collegio Morigi, collegio sì, Morigi. Sì. Ah, sì, sono andato là, io ero andato là a dicembre, ho fatto il primo provino a dicembre, quindi, e poi mi hanno preso subito, no? Cioè, padre a gennaio mi ha preso subito, quindi ho fatto subito, da gennaio sono andato là. Mi ricordo la prima volta che sono andato a visitare il collegio, tutto spento, tutto buio. Una hai cosa... pensato, ma dove sono arrivato? Bravo, però di quell'anno tanti comunque, c'è Calderoni. Vabbè, esatto. No, vabbè, era... pure là stavamo... c'eravamo usciti io. Un po' di giocatori, sì. Sì, eravamo io, Racia. Vabbè, Nainggolan, sì, è vero. No, eravamo Calderoni, poi chi c'era? C'era Bini che ha giocato, vabbè. Sì, no, dai. Tommy, però... Bianchi. Bianchi, cavolo, sì, vero. Ma come avanti e indietro da Firenze a Piacenza, Francesco? Chiede Simu Lucci. Sì, non facevo, ogni tanto non facevo, da Parma facevi. No, da Parma, quando sono andato a Parma facevo su e giù Piacenza-Parma. Balzarini, no, quando... No, vabbè, Gioma dice, vabbè, quando faccio l'amore, diciamo, penso al gol di Lisi. Marius dice che ti porta in Romania a giocare. Ma tu sei matto, Marius. Vabbè, scusa, perché sei prevenuto, scusa. Magari vai in Romania e ti trovi benissimo, però. No, ma infatti. Anche perché io, Marius, ha visto, c'è un bellissimo rapporto con Marius. Madonna, quindi... Lisi, ma il rigore ad Arezzo che poi ha parato Gori c'era oppure ha simulato l'attaccante? Secondo me quel rigore è stato quello tuo. No, l'ho toccato, però, perché là sono stato ingenuo io. Però è simile al tuo che hai fatto te. Sì, diciamo che io ho fatto forse di più per far capire che mi ero costante. Invece io l'ho proprio carciato. Esatto, cioè, lui l'ha cercato tanto, l'ha cercato. Poi tanto ci ha pensato... Poi ci ha pensato Gori, quindi... Sì, cavoli, pure là sono arrivati corti.
Cappe ci chiede se appena siamo arrivati a Pisa ci siamo ambientati subito oppure se ci abbiamo messo del tempo. Vabbè. Io l'ho preso subito. Ma pare che subito sotto l'ala. Ma io te già, a me subito, siamo andati subito, vabbè, ma già si conoscevamo. Già ci conoscevamo, diciamo. Lucci ha scritto, c'ero io che ero il più forte di tutti, no Calderoni e Bini. Vabbè, Andrea era un bel giocatore. Mamma mia, ragazzi. Andrea perché... eravamo di quei giocatori romantici che proprio, quando vedi giocare, dice che una seconda punta spettacolare. Mamma mia, ragazzi, veramente. Sì. Altro che Giovinco. Domenico ci chiede attaccante e difensore più forte della Serie B, quelli che ci hanno comunque impressionato di più. Un attaccante, Ciccio, che ti ha impressionato quest'anno? Difficile come domanda. Sì. Vabbè, a me sì, mi ha impressionato, quello sì, ma più che altro per prestanza fisica, perché lo vedi e dici, cavolo, oggi se lo devi marcare, oggi è dura. Quindi... Vabbè, Coda, dai. Pure Coda. Coda, molto bravo, sì. Vabbè, i nostri sono forti, io. Cavolo. Beh, Marconi, no, vabbè, non penso molto. Si riferisse, beh, è troppo facile dire uno dei nostri. Però... Sì. Coda, sì, assolutamente. Pettinari, mi è piaciuto, del Trapani, molto bravo. Secondo me, a parte che già lo conoscevo, ma... Iemmello, che insomma è molto forte come attaccante. Iemmello è forte, sì. I difensori, quelli che comunque mi hanno dato più un'impressione positiva, insomma, in generale la difesa del Benevento, perché veramente mi dà l'impressione di essere belli compatti, molto solidi come organizzazione. Poi. Durante le ore di pullman che fate? Vabbè, io dormo, come ho già detto. Io guardo prima. Qualche serie. O dormo. Sì. La partita più brutta di quest'anno, ci chiedono. Cosenza. Che poi ci vedeva di pure bene. Anche Pescara, secondo me, non l'abbiamo fatto... Sì, no, lo faccio però benissimo. Sì, partì subito con 3 gol col Cosenza in casa, è stato... No. Anche se secondo me lì la potevamo riprendere. Sì, perché là segnò Birindelli 3-1. Se Mosca secondo me faceva il rigore del 3-2, poi non aria. Prova, però Rivier del Cosenza, sì, un buonissimo giocatore secondo me, assolutamente. Giocatore più forte con cui avete giocato in carriera? Allora, io tolgo l'esperienza alla Sampdoria, perché comunque non, cioè, diciamo, sono stato lì più che altro per una riabilitazione dell'infortunio, sarebbe troppo facile, quindi... Questo è difficile. Madonna, veramente. Io ho due, cioè, levando Racia, che comunque vabbè, Racia. Vabbè, certo, sì. Però pure Donnarumma, che ci ho giocato col Como, Alfredo. Sì. Poi ce ne stanno comunque, cioè, dei giocatori. Cioè, non è che... È difficile fare queste classifiche. Poi così, queste domande a bruciapelo, è un po' difficile. Avete tatuaggi? Io tanti. Ciccio tanti. E io 2 fatti a 16 anni, poi da lì ho cambiato idea. Belli. Pure Belli ce l'ha. Ce l'ha Belli. Ma sono brutti. Il significato è bello. Però... Vabbè, poi su quell'ingenuità dei 16 anni, dai. Tornassi indietro, rimarrei... Sulla curva sud della Bazzicavi da Pischello. A me è impressionato per le bandiere. Sì, mi ci portava, andava un curva sud. Con mio fratello, quello più grande, poi con l'altro mio fratello. Andavo spesso in curva. Sì, anch'io ero andato qualche volta in curva a Piacenza. Proprio da ragazzi. Sì. Due o tre volte, poi... Andrea Meroni, intanto entrato, che abbiamo, ricordiamo, messo nei top 2 a livello di simpatia. Ciccio, ti vedo provato dai 1000 metri Mero. Di oggi, non esagerare. Nero, sta sbagliando qualcosa il prof, già io ho detto, abbiamo detto tutti, penso. Me oggi ha ricevuto una mitraglia di lamentele. Sta aprendo il libro sbagliato, secondo me, aperto il libro sbagliato, che secondo me non apriva da un po'. È tipo un libro di preparazione olimpica, di atleta. Sì. Avrà aperto quello 98-99, tipo 98-99. Esatto, veramente sono andati avanti, ci si è aggiornato. Si è aggiornato un po'. Esatto.
No, però è un grande il prof, devo dirlo, dai, stiamo a massacrare. Sì, no, no, infatti, infatti, sì, 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 sì. Filippo ci chiede le emozioni di Trieste, ma l'abbiamo comunque già parlato, direi, in abbondanza fino ad ora. Arrivati a questo punto, in quale arrivano delle critiche, Ciccio. Lisi, perché non accetti le richieste? Perché c'è il profilo con mia moglie e tutto, e quindi comunque c'è il profilo privato. Fra chiede se vi siete mai sentiti in ansia per una partita difficile. Ma io dico, per te soffri le partite? Cioè tu Io ho migliorato questo aspetto. Magari un po' più da ragazzino, pure nei primi anni, sì. Un po', no di ansia, comunque un po' più di tensione. Vabbè, un minimo ce l'hai, secondo me. Se non ce l'hai... Però io pure non la vivo male. No, cioè, no. Io tendo sempre a scherzare, a fare cose, sì, pure durante la partita, quando andiamo a vedere il campo. È vero, è vero. Sì. Cerco ognuno sempre un po' di... Ognuno la vive a modo suo, assolutamente. Però dai, non è che... Concentrato sì, ma... No, ansia non mi sento di ansia, dai. Cioè, infatti. In Serie A quale squadra vi piacerebbe giocare? Vabbè, a me a Roma. A te? Vabbè... Ovvio, vuol dire con l'Inter, però diciamo anche se ci arriviamo col Pisa non sarebbe, vabbè, sarebbe male. Anzi, mi sa che magari. Forse sarebbe anche meglio. Bravo. Che Gianluca, che tipo è il presidente? Si fa sentire? Vi parla per stimolarvi? Presidente, sì, dai. Comunque è sempre presente. Esatto, molto presente soprattutto, che non è facile. E poi sì, dai, comunque... Sa, secondo me sa toccare i tasti giusti, quello sì, assolutamente. Bravo. Troppo forte. Ciao Sergione. Piovono complimenti. Sergione, lo conosci? Ah, ok. Sì, certo, sì. No, troppo forte Cicciolisi. Ciao con me, aiuta. Come si fa a rimanere in forma mentalmente in questo periodo? Secondo me questa è una bella domanda, perché secondo me dal punto di vista fisico si trovano i modi per poter rimanere in forma. È più difficile secondo me l'aspetto mentale, perché comunque un po' inconsapevolmente, non dico che ti viene da mollare, però è proprio come dicevamo prima, questo fatto di non sapere, magari se sapessimo ti danno una data, un riferimento e tutto, il fatto vabbè, di cosa non brutta sapere è quella, un po' secondo ti me. Crea delle incertezze, secondo me. Quella è la cosa brutta, dai. Ah, aspetta che mi è partito un timer di 1 minuto e 50, mi sa che si interrompe automaticamente la diretta, quindi siamo ai saluti, Ciccio, anche perché sì, sono 59 minuti che stiamo parlando, ci hanno dato la direttiva di un'ora, quindi dai. Vabbè, almeno è volato. Infatti, dai, meno male, va. Ecco, sì, avevo l'ansia di questa diretta, quello sì, perché non è il mio caso. Ormai sta a diventare social, devi dire. È già la terza diretta durante la quarantena. Cioè, avessero detto che avessi fatto 3 dirette nel giro di un mese e mezzo, mi sarei veramente messo a ridere. Va. E niente, allora dai, usiamo questo minuto per salutare tutti quanti. Grazie della partecipazione, grazie amico per le tue chiacchiere. Magari grazie a te, tanto mo se risentiamo domani. Speriamo anche di rivederci. Di rivederci, infatti. Per qua si comincia a far mancare. Basta la mancanza, si fa sentire. Basta videoconferenza. Ma basta. È arrivato il momento, secondo me, se ci sono le condizioni. Di ricominciare a giocare, basta parlare. Esatto, dai. Giocare, basta parlare. E niente, un saluto a tutti. Un abbraccio a tutti e speriamo di vederci presto, allora. Speriamo di rivederci all'arena, sarà un po' difficile, speriamo almeno di rivederci in campo. Vabbè, almeno in stiamo tutti insieme, qualcosa, almeno per rifare iniziare l'arena, il campionato. L'arena purtroppo ancora la vedo dura. Il Rossi dice se lo salutiamo in extremis, ciao il Rossi. Ciao grande Rossi. Ciao a tutti quelli che ci hanno scritto e niente. Buona serata. Dai Pisa. Forza Pisa, ciao a tutti. Ciao.